Ma ora vediamo le novità contenute nella nuova bozza del Recovery Plan. Giampiero Scarpati. Più soldi alla sanità, alle infrastrutture e agli investimenti. Donne, giovani, sud, le priorità di tutti i progetti, racchiuse nelle oltre 170 pagine del documento, che racchiude anche le strategie per far ripartire l'Italia. Il Next Generation Italia vale 223 miliardi di euro, darà una spinta del 3% al PIL entro il 2026. Quest'anno saranno utilizzati 25 miliardi. Si parte dal rilancio degli investimenti pubblici e privati, assorbono il 70% del totale. Raddoppiano i fondi destinati alla sanità, sfiorano i 20 miliardi, serviranno prima di tutto ad avvicinare i servizi di cura ai cittadini con la creazione di case e ospedali di comunità. Rivoluzione verde e digitalizzazione restano gli assi portanti del piano. Dalle risorse aggiuntive per il superbonus al 110% al piano transizione 4.0 per le aziende. La modernizzazione del paese passa anche dalle infrastrutture come l'alta velocità e la mobilità sostenibile. Più risorse anche per scuola, ricerca e coesione sociale. Per la famiglia ci sono oltre 30 miliardi, serviranno per far partire l'assegno unico per i figli. Abbiamo piena fiducia che l'Italia farà del suo meglio, il messaggio che arriva dalla Commissione europea. E si lavora al nuovo DPCM che entrerà in vigore il 16 gennaio. Resterà...